amici. Quando ho raccontato a Saetta dei tempi in cui ero uno spericolato? Oh, 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 Cricchetto, tutto bene? Oh, Fischia, questo non è niente. Una volta sì che ero spericolato. Davvero? Certo, ci venivano dai paesi per vedere i miei numeri. Mi è sempre piaciuto mandare su di giri il pubblico con dei semplici salti che sfidano la morte. Continua a fare quello che fai. Su, più in alto che puoi. Non c'è niente di meglio di un buon lavoro di squadra. Bravo, ben fatto! Forte! Fischia! Ma le grandi fiamme furibonde erano soltanto l'inizio. Per esaltare i miei fan, abbiamo dato fuoco a tutta la pista. Continua a fare quello che fai. Su, più in alto che puoi. La barra rotante è amatissima dal pubblico. No, a me non sembra affatto pericoloso, Cricchetto. Quando la barra si divide in due, il numero diventa duro. Io continuo a non capire, Cricchetto. Cosa c'è di tanto difficile? Aspetta un attimo, perché poi prendeva fuoco. Ne ho fatte di tutti i colori. Fuoco! Mi piaceva quando il pubblico partecipava ai miei spettacoli. Ci divertivamo tutti insieme. Venivano dai paesi per vedere i miei numeri. Ben fatto!
tutto! Individuare i miei fan sugli spalti era impossibile perché c'era il tutto esaurito. Ben fatto! E quella volta le luci si sono spente in tutto lo stadio. Ma fischia, questo non mi ha fermato, avevamo i riflettori. Fischia! Sei bravo! Se i fan di Cricchetto Audace d'Impatto si divertivano, si divertiva anche Cricchetto! Gente non sapeva che cosa avrei saltato la volta dopo. Volevo dare ai fan un trattamento speciale, così ho reso frizzante il numero con scariche elettriche. E lasciate che ve lo dica, fanno saltare la batteria! Quando il pubblico voleva di più, facevo liberare il monster.
Mi sono ammaccato quasi tutta la carrozzeria. Sgangherato tutta la carrozzeria, soprattutto con i grandi tuffi. I salti non erano male, il problema era l'atterraggio. T'ho detto c'entra l'obiettivo, t'ho detto c'entra l'obiettivo. Ciuffete! Questo era un bel tuffo. Nessun tuffo era troppo alto per Cricchetto Audace d'Impatto. T'ho detto c'entra l'obiettivo, t'ho detto c'entra l'obiettivo! L'hai mancata per una marmitta! Wow, wow! Pensi davvero che io creda a questa storia? Dovresti! C'eri anche tu? Cosa? Questa è quella che chiamo una gran bella botta! Questo era un bel tuffo! E com'è finita? Ci hai lasciato i cerchioni. Beh, ci si vede. Forza, ragazzi, andiamo! Sapete di quando ho raccontato a Saetta dei tempi in cui ero un famoso bulldozer? Ehi, guarda, dei bulldozer. Sì, sono identici a quelli che affrontavo nelle corride. Che cosa? Esatto, ero un bulldozer molto famoso in tutta la... Ero pronto ad entrare nell'arena contro il bulldozer, ma prima volevo incontrare i miei fan. Chi poteva saperlo? Comunque abbiamo pensato che sarebbe stato divertente provare a unirli a coppie. Che voi siete un doppio problema. Mi sembra che vi ho già visti da qualche parte. Forte! Ma no! Che vi ho già visti da qualche parte. Ben fatto! Sì! Vorrei avere un gemello, saremmo due me, doppio divertimento. Vamos.
aumentato il numero dei miei fan gemelli. Sempre più gemelli si sono riversati nell'arena per vedere Cricchetto Torero perfetto. Amigos, mi sembra che vi ho già visti da qualche parte. Quello era un bulldozer molto determinato. Niente gli avrebbe impedito di raggiungere quella cappa. Era decisamente arrabbiato. Non era per niente bello, sapete? Incitiamo i nostri matador a raccogliere più rose possibile senza essere incornati dal bulldozer. L'arena era piena di auto che esultavano e lanciavano dozzine di rose. Bulldozer numero uno in arrivo.
bulldozer furibondo in arrivo. Attento al paraurti. Ai bulldozer devono piacere molto le rose, perché era impossibile tenerli rinchiusi nei recinti. Il pubblico vuole un altro bulldozer e noi lo accontentiamo. Non farti male! Tante rose in un'arena. Non si sentiva più la puzza dei bulldozer. Tanto era profumata l'aria. Bravo! Non hai perso. Ciò vuol dire che hai vinto! Non avevo più visto nessuno sbuffare da quando suonai il clacson per prendere in giro Frank in un campo pieno di trattori addormentati. Io e il bulldozer ci siamo guardati, ho capito che faceva il furbo. Olè! Ma non l'hai visto arrivare! Perfetto! Tutti trattenevano il cofano, mentre il bulldozer cercava di conquistare l'arena. Il punteggio massimo è il tuo! Signoritas, la vera grandezza de un matador è riuscire a restare nell'arena. Solo los mejores matador resistono contro los bulldozeros. Thank you.
al paraurti! Sta per caricare! A lei! Poi entrarono altri bulldozer. La gente non sapeva che cosa sarebbe successo. Occhio al paraurti! Andava in delirio e i bulldozer sferravano un altro attacco. Bravo! Attento, sta per caricare! Paraurti! Quando la polvere si è diradata, solo Cricchetto, torero perfetto, era ancora in piedi. Olè! Questo non è mai accaduto. Perché non provi a dirlo a questi bulldozer qua? Oh! Ah! Signor Cricchettero! Signoritas? Olè. Anch'io ero di importazione e l'ho raccontato a Saetta. È cominciato tutto quando un bel giorno... Fermi, delinquenti di importazione! Ehi, non strapazzarli, sceriffo! Anch'io ero di importazione. Cosa? Figurati! Sì, invece, è cominciato tutto quando un bel giorno... Vuoi sperare di vincere? Ti serve una bella modifica! 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 Ma in che senso? A Tokyo delle auto simpatiche mi hanno portato in un'officina per farmi modificare. Mi fai solletico! Fischia! Sono bellissimo!
ottimo lavoro. Sei come il pittore Van Gogh. E dove è Van? Quel Van? Capperi! Credo che questo look sia già stato usato. Aspetti, mi viene da starnutire. No, è passato. Quasi non mi riconoscevo quando hanno finito. Ero bello, mi sentivo bene. Avevo una bellissima puzza di nuovo. Oh! Per tutte le valvole! Hai vinto questo round! Diventare il re dei derapatori era la sfida. Il segreto era derapare senza urtare niente. Derapare non è poi così difficile, è facile! Di averci preso la mano.
cosa. Non poteva andare meglio di così. Da quei ninja bisognava schivarli quando attaccavano, ma contrattaccando avrei potuto toglierli di mezzo. Lanciato delle micidiali stelle ninja. È quasi arrivata la torre! Presto, seguimi! La ruota! Oh? Wow! Guarda, mi sto driftando! Ho preso una scorciatoia attraverso un cantiere. Ho pensato di recuperare terreno passando su quello strano marciapiedi, ma dovevo assicurarmi di non sbattere contro qualcosa. Fischia, sei bravo! Ben fatto!
sento lo spartitraffico lì davanti? Ciò vuol dire che hai vinto! Strada per la torre dovevamo saltare i dossi rallentatori e abbassarci sotto ai cartelli più strani. Forse si vede Carburetor Canyon da quassù. Ciao, Radiator Springs! Precipitare dalla torre non è stato un male. Così non ho saltato tutti i dossi e i cartelli che avrei incontrato. Forse si vede Carburetor Canyon da quassù. Ciao, Radiator Springs! Sono salito su in cima alla torre più in fretta che potevo. Abbassati sotto il cartello! Era bello trovarsi in cima alla torre, da lassù potevo vedere il mondo intero. Yuhu! A quanto pare il campione sei tu! Cricchetto, non è mai successo. Ah, sì? Lo dici tu? Modifica! Guardatemi, sono modificato! Sapete di quando ho raccontato a Saetta che ero stato un lottatore di Monster Truck? Oh, guarda quanto è grosso quel camion, Cricchetto! Beh, quello è niente. Io affrontavo camion più grossi di quello. Cosa? Sì, al tempo in cui facevo le sfide di Monster Truck. Ah!
Signori e signore macchine, accogliamo con un colpo di clacson i nostri nuovi lottatori mentre fanno piazza pulita di tutto ciò che vola fuori dal ring. Il mio primo avversario è stato un camioncino di gelati. Era molto generoso per essere un lottatore. Ha regalato gelati a tutti. Sei bravo! Ben fatto! Bravo, ben fatto! Bravo, ben fatto! Non accettava di aver perso. Ho messo un freno alla sua serie di vittorie. Posso avere una coppetta d'olio con panna sopra? Oh, 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 certo, è un gusto che va tanto di moda. Oh? Oh! Uno, due, tre, il vincitore! Questa sì che è una finale con la ciliegina! Preparatevi, perché è il momento che i nostri lottatori si divertano! Ogni auto o camion deve acchiappare più palle che può e portarle fino al traguardo segnalato! La strada per diventare lottatore di Monster Truck era lunga e snervante, ma i miei fari erano fissi sul traguardo ed ero pronto a dare il massimo! Correnti era parte del piano. Avrei riavvolto il cavo da traino e mi sarei concentrato sulla vittoria. Devi portare la palla al punto giusto. Finiva la gara, non vedevo l'ora che ne iniziasse un'altra. Devi portare la palla al punto giusto.
portare la palla al punto giusto. Il conteggio massimo è il tuo. L'ultimo lottatore a restare sulle quattro ruote vince la competizione! Ben fatto! A sinistra e prendili a destra! Forte! Il round lento permetteva ai novellini di stare sotto i riflettori, poi entravano i più forti. I nostri lottatori combatteranno finché ne resterà uno solo sul ring. Suonate un colpo di clacson per il vostro preferito e godetevi lo spettacolo! In una lotta testata a testata dovevo usare tutta la mia abilità ed esperienza. Congratulazioni! Quando uno sfidante veniva eliminato, saltava dentro un altro al suo posto. Molto bene, bravo!
Una passeggiata! È il suo mostro! Quando ho visto il monster, per poco non me la facevo sotto il cambio. Era la cosa più spaventosa che avessi visto. Aveva una benna, una palla di ferro per ottenere l'effetto distruzione totale. Frank Wagon deve averlo riempito di sete, perché il monster è impazzito. Wow, ma che cosa hai fatto? Non ti ricordi più niente? Eravamo una squadra. Cosa? Piovere. Volete prenderle a calci? Non mi cambio il cambio! Vai! Preso! Guardate! Per tutte le valvole! Hai vinto questo round! Soletta McKean. Ah, oh, per favore. Incredibile. E fallo a pezzi. Sono un tuo grandissimo ammiratore, amico. Posso avere un autografo? Beh, ma certo che puoi. Oh, non laverò mai più questa portiera. Non vuoi anche l'autografo dello spaventoso McQueen? No, grazie. Dico sul serio. Sto bene così. Ci vuole un attimo. Mi becchiati. Lasciate che vi parli della volta che ho raccontato a Saetta di quando ero pompiere. Ciao, Red. Ho fatto anche il pompiere io. Cosa? Sì, altro che... Tutte le unità, intervenire! Incendio in corso all'1209 della Carmichael Way! La vecchia fabbrica di benzina e fiammiferi! Esatto, Cricchetto, ora vai! Elicottero 1 in arrivo! Qui Trooper, dov'è Cricchetto? Dietro di te! Mentre andavamo, le strade erano congestionate dal traffico. C'erano auto dappertutto. Quella fabbrica era qualche isolato.
quella strada la conoscevo bene, sia marcia avanti sia marcia indietro. Scorciatoia! All'orizzonte. L'unico modo per arrivare laggiù in fretta era rischiare grosso. Sono messo all'opera. Sai una cosa? Non poteva andare meglio di così. Stava distruggendo tutto. I pompieri entravano e portavano fuori quello che potevano. Dovevano fare in fretta e stare attenti a non lasciare cadere niente. L'edificio crollava da ogni lato, era uno degli incendi più grossi che avessi mai visto. Forte! Ah!
Cercavo di salvare il salvabile, ma quel fuoco prendeva più della ruggine in un cimitero di automobili. Tutto il quartiere era in fiamme. Dovevamo schizzare l'acqua nelle finestre immediatamente. Resta calmo. Fischia! Sei bravo! Propaga! Ben fatto! Spengi tutte le fiamme! Sei bravo! Non hai perso, ciò vuol dire che hai vinto! Gettava di tutto dalla finestra e noi dovevamo prendere gli oggetti al volo. Non far cadere niente a terra! Vai, vai, vai! Le cose. Acchiappa le cose. Non far cadere niente a terra. Vai!
avere niente a terra. Alla fine siamo riusciti a spengere l'incendio, ma qualcuno era da curare. Dovevamo portare i feriti all'ospedale e dovevo restare incollato all'ambulanza, ma non volevo sembrare uno di quei furbi antipatici che fa così per evitare il traffico. Attento a quelle macchine, sono parcheggiate! Vengono trasportati d'urgenza al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Com'è andata a finire? Ti ho salvato la vita. Cosa? Non è vero. E invece sì. Invece no. Sì, invece. No, Cricchetto. Invece sì. Cricchetto, basta. Sì, non l'hai fatto. Invece no. Salve, dottore. E invece sì. Credere che vi siate persi il racconto che ho fatto a Saetta di quando ho visto un vero UFO. Ci sono quasi! Oh, finito! Ehi, guarda, quello è un UFO! Cricchetto, era un coprimozzo. No, era proprio un UFO. Io lo so perché una volta ne ho visto uno. Che cosa? Sì, era una notte con un cielo limpidissimo. Visto che eravamo grandi amici, ho mostrato a Fricchetto come si gioca a rovescia il bidone. Ah!
Cricchetto sapeva accatastare i bidoni meglio di chiunque altro. Come te li accatasta lui i bidoni, non te li accatasta nessuno. Nei campi, perfino i trattori parevano spassarcela! Yuhu! A quanto pare il campione sei tu! Cricchetto sapeva come divertirsi, lanciava le gomme in aria e io le colpivo al volo con le borchie. Tutte le misure che volavano in aria, Fricchetto ha composto delle fantasie con quelle gomme. Insegnai a guidare a marcia indietro e lui mi insegnò a volare. Forte! Arrivo! Io e Fricchetto siamo andati a Carburetor Canyon per far pratica di volo attraverso i cerchi di nuvole. Ho visto Carburetor Canyon con occhi diversi. Mi sembrava di essere su un elicottero. Volavamo dritti e veloci. Non abbiamo mai finito la benzina. Credo che fosse grazie al carburante UFO. Thank you.
saremo sempre grandi amici! Ah? L'ho preso! No! Cricchetto! Il mio amico per la pelle, dovevo assolutamente salvarlo. Il mio piano era di farlo sgattaiolare fuori sgattaiolosamente, evitando le luci e le altre auto. Dove sei? Liberare Fricchetto non era un'impresa facile. Se mi avessero scoperto, avrebbero testato i loro esperimenti anche su di me. Il mio amico era libero, ma non eravamo ancora in salvo. Bravo! Non hai perso! Ciò vuol dire che hai vinto! Sembrava che tutto l'esercito ci fosse alle calcagna. Allora abbiamo raggiunto il limite del deserto. Non facciamoci acchiappare. Stavano guadagnando terreno e il deserto sembrava non finire mai. Qualsiasi cosa tu faccia, non fermarti! Quando stavamo per seminarli, gli elicotteri hanno accelerato e ci hanno raggiunti! E tu? Ti aspetti che io ci creda? Beh, dovresti. C'eri anche tu, te lo ricordi? Sai cosa è meglio di vincere? Niente! Mi piace, Cricchetto, ma questo non è avvenuto. Ah, davvero? E perché so fare questo? Oh, Cricchetto, ti prego!
Bye.